Ciao a tutti, eccoci qua e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo quanti video riesco a girarvi quest'oggi. Ho lavorato stamattina, sono arrivata a casa, ho mangiato e poi io e Nicola abbiamo fatto qualche lavoro in giardino perché urge, cioè sta esplodendo tutto quanto ed eravamo un po' indietro con un po' di lavori. Scusatemi, intanto mi opacizzo un po' perché mi sembravo mega unta. E sì, vabbè, dai, non fateci troppo caso, sapete che non mi sto a preparare il trucco per il video. Ecco, mi trovate quel giorno, quindi stamattina ero truccata così al lavoro e quindi questo è quanto, una cosa molto easy però luminosa. Devo dire che a me piace. Poi, come al solito, quello che vedo nell'anteprima, quello che vedo nello specchio e quello che vedrò poi nel montaggio video, quel minimo di montaggio video che riesco a fare con il mio computer perché poverino pure quello mi sta abbandonando, è sempre diverso. Comunque, io spero che davvero il mio computer non mi abbandoni sul più bello, perché adesso che ho ricominciato comunque a fare video, a caricarli e tutto, ci manca solo che mi muoia il computer. E quello è un bel problema perché è per quello che non sto più facendo montaggi carini, mettendo, che ne so, immagini, sovrapposizioni, scritte, musichette e cose varie. Perché purtroppo non va al computer, cioè per fare un'azione io schiaccio un tasto e ci mette, cioè, miliardi di secondi prima di avere l'input, se ce l'ha l'input. Mi fa veramente impazzire, quindi alcune volte proprio dallo sclero devo chiudere tutto perché mi fa impazzire. Altre volte non riesco a finire proprio in tempo, devo piantare lì un lavoro che solitamente potrei metterci un'ora, ce ne metto tre e poi magari devo andare al lavoro e non ho ancora concluso perché purtroppo la tecnologia mi fa impazzire. Comunque, oggi, argomento di oggi, acquisti, tanto per cambiare, e parliamo di used, o just, come dicevo io, ma in realtà si dice used. Oggi, come si vede, oggi, quest'anno, come si vede dal sacchetto, sono 35 anni di questa azienda. È un'azienda svizzera che vende solo tramite, come si dice, come Avon, non mi viene il termine, tramite rappresentante, quindi diciamo porta a porta, ecco, conoscenze, rappresentanti che organizzano delle serate, fanno conoscere i prodotti e poi li rivendono portandoteli loro a casa e non si possono trovare diciamo nei negozi. È un'azienda svizzera che, mettiamo subito le mani in alto, no? Anche qua poi inizi il putiferio. Non è biologica né si professa tale. È un brand come un altro che fa cosmetici e prodotti anche per la casa, per la cura della persona, che utilizza ingredienti naturali, quindi la base delle ricette sono ingredienti di origine naturali. Di origine naturale, ma che all'interno può avere anche le solite schifezze che hanno i prodotti che compriamo al supermercato. Quindi non demonizziamo per forza ogni cosa, ve ne prego. Specifico, non stiamo parlando di prodotti biologici. Quindi, se vi dico che hanno degli ingredienti naturali all'interno, non criticate, non venitemi a dire no, ma guarda che all'interno c'ha petrolati piuttosto che. Io in questo momento l'INCI non ci voglio neanche guardare, perché so che non hanno buon inci. Per buon inci intendo un inci verde, un inci con solo prodotti biologici. Poi noi sappiamo che in realtà il fatto che un prodotto faccia bene o faccia male è indipendente dal fatto che sia biologico. Perché, per esempio, parlavo giusto l'altro giorno con una signora al lavoro che mi diceva che proprio il medico, il dermatologo, gli aveva sconsigliato dei prodotti che lei utilizzava biologici pensando che per lei facessero bene, che fossero meglio, mentre in realtà era proprio allergica, intollerante a quell'erba, quell'essenza naturale che per lei non andava bene. Quindi, indipendentemente appunto dal bio o non bio, in realtà ciò che noi tolleriamo o meno
è un discorso a parte, è una cosa diversa. Comunque, no, questo lo dico perché comunque mi ero un pochettino informata prima di acquistare questi prodotti e leggevo delle recensioni non proprio positive. Quindi se parliamo di biologico e siete attenti a queste cose, ovviamente non ve li consiglio. Se volete dei prodotti efficaci che funzionino, che facciano il loro dovere come si deve e che in questi casi non vi importa del linci, allora potete dare un'occhiata a questi prodotti. Io li trovo validi e interessanti. Vi dico subito che non sono proprio low cost, anzi per niente. Il catalogo ce l'ho da qualche parte, un secondo solo. Questo è il loro catalogo di qualche mese fa, ormai. Ogni tot, tra l'altro, fanno dei regali a chi poi ospita le serate, ma adesso vi spiego meglio. E, insomma, vabbè, è questa azienda svizzera che fa appunto diversi tipi di prodotti. E niente, insomma, ripeto, non hanno inci biologico, però sono prodotti efficaci e ve lo posso dire e confermare perché li ho un po' testati e perché ho sentito ottime recensioni di chi del biologico non gliene frega niente, e dicono insomma che comunque funzionano, sono dei validi prodotti. Tante persone che conosco li utilizzano. Mi è capitato, insomma, l'occasione di essere stata invitata a questa serata e quindi incuriosita, sono andata a questa serata e ho fatto qualche acquistino che vi mostro subito. Vi dico la sincera verità. Non tutte le cose, secondo me, valgono la pena, ma questo per me è un concetto che vale in generale. Cioè, se tu mi propini un bagnoschiuma per dire a 10 euro, butto lì adesso io i prezzi non me li ricordo, cioè mi ricordo quello che ho acquistato ma non me li ricordo tutti. Ho per esempio il listino, vediamo qua, per capirci, dove sono? Bagni caldi ed essenze, 22 euro di bagno purificante, per dire. Doccia schiuma alle erbe 21 euro, è vero che sono 300 ml, 250 ml. Però secondo me per quella categoria specifica di prodotto è esagerato. C'è chi si trova benissimo e quindi li acquista. Quindi se questa azienda va avanti così tutto questo tempo, probabilmente perché la gente si trova bene e li acquista. Per me personalmente il prezzo è troppo elevato, cioè a me vanno benissimo i miei prodotti da 2-3 euro massimo. 4, ma se proprio voglio fare la follia, ma quando mai, non spenderei di più. Ecco, ci sono invece categorie di prodotti un po' più specifiche che in quel caso valgono la pena. E secondo me una di queste categorie sono le creme dermoattive. Sono delle creme a base appunto di piante, di elementi naturali, che hanno degli usi specifici, ma non solo, hanno degli usi veramente molto ampi. Per esempio, io ho acquistato la crema al tea tree, dove l'ho già aperta in realtà, quindi l'ho ributtata dentro nel sacchetto, ma che è questa qui. È il tubone grande da 100 ml, questa viene 22 euro o 21, non mi ricordo, o 20, comunque giù di lì. Crema al tea tree. A cosa serve la crema al tea tree? In realtà la crema al tea tree serve a 300 miliardi di cose. Conoscerete già tutte l'olio tea tree. Le stesse identiche funzioni che ha l'olio tea tree le possiamo ritrovare anche nella crema, solo che già in formato crema. Se noi l'olio essenziale dobbiamo miscelarlo con altre creme o altre sostanze olio, la crema è già a posto e la potete utilizzare così com'è. Io la utilizzo su tutte le irritazioni della pelle, dal brufoli in primis, cicatrici, scottature, punture di insetti, irritazioni varie della pelle, tipo adesso ho un'irritazione sotto l'ascella, quindi sto appunto applicando un po' di tea tree per aiutarmi perché sono allergica al nichel e c'è la roba della
la fibietta praticamente della borsa che sfregandomi qua mi ha fatto venire tutto in irritazione. Stessa cosa mi viene sempre sul collo quando magari metto delle collane che hanno del nickel, mi si irrita tutto il collo, mi vengono delle bolle, inizia a prudermi. Questa è la crema che vado ad applicare. In realtà non solo, va bene anche per l'herpes, forse ve l'ho già detto, sto leggendo perché avevo preso degli appunti. Herpes, brufoli, infezioni varie, afte della bocca, mal di gola, mal di orecchie, stitichezza. Quindi ha veramente molteplici, molteplici usi e secondo me il tea tree in generale, in qualsiasi forma voi vogliate averlo, secondo me è un prodotto da avere in casa perché è una sorta di antibiotico naturale, come il timo, cioè un disinfettante più che un antibiotico naturale. Quindi veramente molto 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 utile, questa appunto l'ho già utilizzata e devo dire che mi piace. Qua dice chiama il tea tree con manuka, rosalina, mais, camomilla, salvia ed altea, quindi ovviamente il tea tree è l'ingrediente principale ma non è l'unico. L'azione non lenitiva del tea tree è potenziata dalla presenza di manuka e rosalina. La formulazione specifica di questo prodotto è ideale per alleviare le irritazioni cutanee dovute al sole o al vento. Consigliata per pelli ruvide, desquamate e delicate. Quindi ovviamente la confezione indica degli utilizzi, ma poi le presentatrici te ne fanno scoprire tanti altri e il tea tree è sicuramente una di quelle che mi incuriosiva e ho voluto prendere assolutamente. Hanno un paio di, no, scusate, hanno una scadenza. Questo per esempio 2 anni, praticamente 2 anni. E di questa tipologia ce ne sono tante altre. Adesso vi faccio vedere. Sono praticamente tutte queste qua. Molto molto carine, secondo me. Cioè, allora, crema al tea tree, crema alla calendula, crema al timo, crema mani camomilla, crema gel arnica e artiglio del diavolo, crema gel Ventonix, quello per le gambe elastiche, per le vene, crema lavanda, crema ginepro, crema attiva, crema gel consolida, crema gel body fresh. Vabbè, sono diverse tipologie, adesso non vi sto a spiegarvele tutte perché non sono una presentatrice, sinceramente. Se vi interessa, tutto al più vi metto in contatto con la ragazza che conosco io. Poi ho preso la crema gel arnica e artiglio del diavolo. Anzi, in realtà questo è stato un omaggio, poi vi spiegherò. Comunque un regalo, però mi interessava perché io e Nicola abbiamo spesso dolori di vario tipo. Quindi diciamo che se dovevo scegliere tra queste creme dermattive che sono tutte interessanti, volevo un qualcosa che fosse utile per le irritazioni della pelle. E qua ho un po' di tutto. E qualcosa che invece fosse utile per i dolori muscolari, per tutto quello che invece riguarda l'interno, i muscoli, le contratture, queste cose qua. E quindi ho optato appunto per questa che io già avevo nell'armadietto del bagno, ne ho 2 confezioni mezze finite, pure scadute, quindi era giunto il momento di sostituirla e già che mi è capitata l'occasione appunto di conoscere Just, ho scelto appunto questa che mi è stata omaggiata dalla presentatrice perché ho tenuto appunto la riunione a casa di mia mamma. Però con gente che avevo invitato anche io e mia mamma ne aveva già fatta una, aveva preso un regalo, fa questa volta te lo lascio scegliere a te. Quindi se ospiti diciamo una serata, in base a quanto si spende in totale in quella sera tra te e le tue invitate, hai una piccola percentuale in regalo, ecco, quindi può capitarti di scegliere un prodotto in omaggio oppure un kit che ti viene omaggiato se spendi un tot, che io non ci sono arrivata, quindi c'era il kit dei solari. Mi interessava relativamente in realtà il kit dei solari, non sono arrivata a quella soglia di spesa e quindi mi ha omaggiato di un prodotto che poi in realtà sono due e uno appunto di questi è questo qui che però non ho ancora provato quindi non vi so dire, però c'era mia zia che lo utilizza e si trova bene quindi sono andata abbastanza sul sicuro. E l'artiglio del diavolo va bene per i dolori, per la cervicale, per le infiammazioni, i muscoli, insomma, serve un sacco di cose anche quella. Poi ho preso un prodotto famosissimo,
Il deodorante. Allora, qua diciamo che mi sono lasciata convincere, ma sono contenta di averlo fatto. Mi sono lasciata convincere perché? Perché comunque questo è un prezzo veramente, veramente elevato per essere un deodorante, perché costa 16 euro per 50 ml. Se questi un 100 ml siamo sui 20 euro e ci sta, perché comunque ne usi pochissima e ti dura una vita e mezza ed è un prezzo ancora abbordabile comunque per una crema così ricca, un deodorante sinceramente. Però mi stava succedendo una cosa molto antipatica, che tutti i deodoranti che utilizzavo, ma tutti, non funzionavano. Ultimamente stavo utilizzando quelli di Balea, che sapete che io adoro alla follia, ma non per la loro efficacia come deodorante, quanto più per le loro profumazioni. D'inverno me la cavo e va bene così. D'estate purtroppo si suda un po' di più e si puzza quindi di conseguenza di più. Il deodorante di Balea non mi bastava più. Ho iniziato a cambiare, quindi a provarne altri, ma avevo sempre lo stesso identico problema. A metà giornata, anche prima, a metà mattinata, poi dipende da cosa facevo, però sudavo proprio. Io poi ho vestiti anche sintetici, un sacco di vestiti comunque che sì, che fanno puzzare. E sentivo che avevo un odore sgradevole di ascella puzzolente. Parliamoci chiaro, cioè, capita, no? È come se proprio il deodorante non fosse efficace, come se, quasi se non l'avessi messo, diciamo, non perché sono io che puzzo di maledetto, c'è gente che puzza di più, cioè, ovviamente in questo momento mi sto accorgendo che mi sembra di puzzare di più, di sudare di più. Può essere un periodo, una cosa che dipende da me, come può essere il fatto che magari davvero non sono più efficaci i deodoranti che sto usando ultimamente. Ho sentito parlare molto bene da chi l'ha provato. Di questo deodorante di Just. In realtà ho sentito parlare bene di quello alla malva. Questa è un'edizione limitata alla Stella Alpina, è un deodorante roll-on. Non so se riusciremo a mettere a fuoco. Ecco qui. Ne ho sentito parlare veramente, veramente bene, per cui mi sono lasciata convincere da tutte le cose positive che ho sentito su questi deodoranti. Tra l'altro mi hanno detto che questo è ancora più efficace di quello alla malva che è in linea permanente. Mi sono buttata assolutamente su questo qua in edizione limitata, nonostante il prezzo esorbitante. La rappresentante però, che comunque conosco e mi fido di questa signora, mi diceva: guarda, ne basta poco, cioè ti dura, basta veramente che fai 1, 2, 1, 2 e tu sei a posto tutto il giorno. E vi devo dire la verità, è vero, cioè funziona. Io sono rimasta allibita perché era davvero qualche giorno che avevo dei problemi, cioè mi sentivo veramente puzzare. Quando ho iniziato a utilizzare questo, non ho più avuto problemi, non puzzavo più. Ovvio, non è che profumavo di buono arrivata a casa la sera dopo magari 8 ore di lavoro, però sicuramente non puzzavo, non puzzavo. Io sono rimasta allibita e devo dire che sono rimasta molto soddisfatta, nonostante il prezzo per me in questo momento li vale. E non vi dico che adesso ovviamente lo finisco, lo proverò per bene tutto quanto. Non vi dico che ricomprerò sempre questo deodorante, perché sinceramente 16 euro di deodorante, insomma, ce ne compro 16 di Balea. Ovvio, se quelli non funzionano, magari cosa faccio? Mi tengo questo per l'estate, che è il periodo un po' più difficile, dove magari appunto serve qualcosa di più efficace, e d'inverno, mi sono trovata bene tutto inverno, continuo a utilizzare poi i miei deodoranti classici. Potrei tentare di fare così. Adesso vedo sicuramente quanto mi dura e poi valuterò se rifare l'acquisto. Per il momento devo dire che mi piace e se dovesse durarmi, insomma, a sufficienza per tutta l'estate, speriamo anche qualcosina di più, non escludo appunto di ricomprarlo magari in primavera proprio per averlo per la stagione più calda, perché veramente mi ha stupito, non ci credevo, quasi all'inizio ci osservavo che differenza mai ci sarà tra un deodorante e un altro. E in questo caso il prezzo effettivamente fa la differenza e sì,
Mi è piaciuto, quindi ottimo, ottimo prodotto. Poi ho preso, è un altro prodotto famosissimo di Just, che è Leo Cassol. Questo tra l'altro ha il brevetto, nel senso che alcuni di questi prodotti, tra cui il famosissimo olio 31, che forse è il prodotto più famoso di questa azienda e che credo che voi conosciate perché è famoso, l'hanno poi riproposto in 1500 varianti, ma l'originale olio 31 è un brevetto registrato Just. Io questo non lo sapevo, sinceramente. L'olio 31 è un olio che praticamente è multiuso, all'interno ha tutta una miscela di vari oli, leggo perché non me lo ricordo, che va bene per mal di testa, cervicale, gargarismi, fumenti, pulire casa, lavatrice, eccetera, eccetera. Non ve li sto ad elencare tutti perché poi molti prodotti hanno usi simili intercambiabili. Ecco, e quello, quell'olio 31, così come l'Eucasol, sono un brevetto registrato di proprietà esclusiva, in questo, cioè come originale, diciamo, di Just. E lo potete capire dalla piccola R che trovate qui nel nome. E che è anche riportata appunto su l'olio 31, che adesso vi cerco. Quindi quando vedete quel simbolino lì sui prodotti, è perché quel prodotto è un brevetto specifico di quel brand. Questo è appunto il famoso olio 31 e si vede infatti anche qua nella confezione che c'è, non so se si riuscirà a vedere, che c'è la piccolina R. Questo, Leo Cassol e forse un altro prodotto ancora, sono appunto stati creati. Ah sì, il bagno Vivisal, che è questo qui, che è praticamente una miscela di sali per fare il bagno, per purificare e levigare la pelle, sali del Mar Morto, Malva, Ginepro, vabbè, che è praticamente questo qui. Vedete, anche questo ha la R. E vabbè, ce ne saranno altri, adesso non sto qua a vedere. Hanno fatto anche tutta una linea viso, che tra l'altro mia mamma sta provando, quindi poi al massimo se vi interessa vi faccio sapere qualcosa di più. Io ho, che mi ha dato lei, il peeling e la maschera viso, li ha dati a me perché appunto aveva l'intero kit. Ma mia mamma non usa tutto e non usa tanto, quindi non è una patita come me di skincare. Ha tenuto lo struccante perché ogni tanto appunto si trucca anche lei, ogni tanto, raramente. Allora l'ha tenuto lì per utilizzarlo. Il tonico, che gli ho detto, vabbè, tienilo, a me piace tanto il tonico, provalo. Quindi gli ho detto tienilo. E forse una crema ha tenuto, sì, la crema l'ha tenuto lei. So che mi ha dato maschera e peeling, se non sbaglio, sì. E comunque ecco, c'è anche tutta la linea viso. Ovviamente, ripeto, i prezzi sono altini, sono veramente altini. Però io per il momento mi sto trovando veramente bene. Vi dico un attimino, esatto, i bagni caldi e le essenze siamo dai 18 ai 22 € per le essenze 33. Ci sono gli oli essenziali che vanno dai 14 al 36 € l'olio 31, ma sono 75 ml, quindi il boccettone grande, calcolate che ne va una goccia. Le creme appunto dermoattive andiamo dai 18 ai 23 € più o meno, la linea cellulite siamo sui 30 €. Balsami labbra, Eucasol, lozione antinsetti, quelle cose lì andiamo dalle 14 ai 20 €. Poi c'è la linea uomo, la linea piedi e gambe, le lozioni corpo, i solari siamo sui 30 €. La linea viso, il prodotto che costa di più è il siero, sì, 50 €. Scusate. La linea capelli con gli shampoo, che siamo anche qua intorno ai 22 €. E poi qualcosa per la casa. Sì, io in realtà il Deo Rolon alla Stella Alpina l'ho pagato 15 € non 16. Il 16 quello alla Malva.
Quindi praticamente questo prodotto cos'è? È uno spray per ambiente, diciamo così, igienizzante. Vi leggo quello che avevo scritto come appunti, diciamo, perché quando sono andata appunto alla serata mi sono presa tutti i miei appuntini sui vari prodotti per ricordarmi poi cosa fossero, cosa servissero, cosa mi interessava, non mi interessava, e mi è caduto il foglio. Dove è andato? Aiuto. Ok, allora è un disinfettante, va bene per le allergie agli acari, per il cambio per esempio delle lenzuola, quindi quando si fanno il cambio delle lenzuola spruzzato su tutto il materasso e sulle lenzuola, anche magari dopo averli lavati, stirati prima di metterli via, si possono spruzzare sui vestiti, ha un buonissimo profumo molto mentolato, ricorda un po' sia delle erbe che di campo, sia proprio mentolo, menta, qualcosa di fresco, tipo Vicks Vapor per intenderci. Va bene appunto sui tessuti, quindi io per esempio lo spruzzo sul cuscino prima di andare a dormire perché mi rilassa e aiuta Nicola a non russare, non fa miracoli, all'inizio si funzionava, infatti pensavo di aver trovato veramente il Santo Graal, ho detto buona, ne compro a quintalate, lo spruzzo sul cuscino prima di andare a dormire, questo non mi russa, almeno io dormo e sto in pace, invece no, però un pochettino sì, lo fa respirare meglio, quindi sicuramente il tutto migliora. Va bene messo anche per esempio in frigorifero e poi utilizzato come ghiaccio a secco. Oppure proprio lo utilizzo così, proprio un po' più fantasioso come anti-scippo, perché se noi lo teniamo in borsetta e per esempio, che ne so, prendete quei spray al peperoncino che si possono spruzzare, ecco, si può fare la stessa cosa, però con questo, spruzzandolo, e non è così nocivo come quello che ti acceca. Potrebbe essere una soluzione alternativa. Quindi così, ecco, questo proprio se vogliamo vedere tutti gli utilizzi possibili, possiamo aggiungerci anche questo. Devo dire che a me piace molto, la fragranza è molto buona, mi piace spruzzarlo comunque perché mi piace il suo profumo nell'ambiente, mi piace sentirlo, quindi alcune volte lo so, lo spruzzo sulle tende, per esempio in camera, perché mi piace proprio sentire questo profumo, come quasi se fosse un profumo ambientale. Però è un po' sprecato in quel senso perché ovviamente anche questo è costoso, costa 16 euro per 50 ml. Per cui ovviamente cerco di centellinarlo e sto cercando ora di utilizzarlo proprio in quegli usi specifici dove mi serve un prodotto disinfettante. Quindi siccome io tra l'altro ho diverse allergie, soffro di allergia agli acari della polvere per esempio, e viviamo in un ambiente non proprio sano a livello di queste cose qua, muffa, polvere e quant'altro, mi piace appunto utilizzarlo proprio sul letto principalmente, diciamo così. Quindi quando mi vado a coricare, quando vado a letto, mi piace stare in un ambiente bello pulito, fresco, disinfettato, profumato, accogliente. Quindi l'uso per me migliore, l'uso che più spesso mi rendo conto di farne io è sicuramente quello. Poi, quindi diciamo che praticamente i miei acquisti sono stati in realtà questi tre, quindi la crema all'arnica, l'Eucasol e il deodorante. E appunto come omaggio per ringraziarmi di aver ospitato la serata, Madeleine, che è appunto la signora, la ragazza, diciamo ragazza perché è giovane alla fine, anche se ha due figli, però comunque una signora giovane. Mi ha appunto fatto scegliere degli omaggi e io ho scelto questa che vi ho già fatto vedere. Sì, ho fatto un po' un disordine oggi, un ordine logico che non è stato logico, però vabbè, vi ho mostrato le cose un po' a casaccio, ma perché neanche io avevo bene in mente di come fare questo video, vabbè. E poi ho scelto l'essenza di limone, quindi l'olio essenziale di limone. Sono 10 ml. Limone ha qualità rinfrescanti, astringenti, purificanti, particolarmente indicate per pelli grasse e impure. È una pianta con leggere qualità schiarenti. Ne sono sufficienti poche gocce da diluire per bagni, bagni a vapore e massaggi. Usare con cautela sui bambini fino a 3 anni. Vabbè, ok.
Poi qua dice praticamente, vabbè, qualità Just, ti dice cosa hanno preso, quindi nome, limone, parte usata, buccia, origine Italia, vabbè, sta scritto qua, non so. Ecco qui, ecco, forse così si vede. E niente, quindi questo qua sono appunto i classici, aiuto, 10 ml, infatti così. Io questo, vi devo dire la verità, non l'ho ancora utilizzato. L'ho scelto perché tra i vari oli essenziali volevo qualcosa che andasse bene sulla pelle principalmente, ma che avesse più utilizzi possibili. E la ragazza me l'ha consigliato perché mi fa appunto, va bene per tutti quegli utilizzi sulla pelle, per le pelli un po' miste, grasse, come appunto dice anche qua. Però va bene per diverse cose, anche questo per esempio per le afte, gengiviti, irritazioni varie, poi mi documenterò perché adesso così a memoria non mi viene in mente, magari vi farò un video a parte se vi interessa proprio sui molteplici usi dei diversi oli essenziali, perché in realtà ne ho diversi. Calcolate che io ho già limone. Scusate, lavanda, arancio, citronella, sì, arancia, lavanda, citronella, e poi ho tutta la confezione degli oli essenziali, quelli che secondo me non sono affatto essenziali, acquistati su Amazon, consigliati tra l'altro da Martina Rodini, che è già la seconda volta, tra l'altro, che la cito, questa volta non in positivo perché ha consigliato questi oli essenziali che in realtà secondo me di essenziale non hanno nulla, cioè non sono puri, non hanno nessuna indicazione sulle etichette di nessun tipo. Sono rimasta veramente male in realtà quando sono arrivati perché la confezione è bellissima, ma sembrano più delle fragranze da diffusore. E non mi fido per niente quelle di utilizzarli sul viso, sulla pelle, perché secondo me non sono proprio buoni. E ripeto, sull'etichetta non c'è scritto nulla. Sono rimasta un po' male. E che il fatto che lei li abbia consigliati poi mi ha lasciato un po' perplessa. Comunque, vabbè, discorso a parte, poi ve ne parlerò. Ah, e poi hanno tutti lo stesso sapore. Cioè, ne apri uno e sembra di aprire lo stesso che hai aperto 2 giorni fa. Cioè, bene o male hanno tutti la stessa fragranza, non si differenziano più di tanto. Boh, non mi stanno piacendo più di tanto quegli oli essenziali. Preferisco ancora quelli che ho preso dal DM. Quelli per esempio sono molto 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 buoni. Comunque scusatemi tutte le divagazioni del caso che non c'entravano nulla. Ricapitolando, sono contenta di aver conosciuto Just. Sono molto contenta della crema al tea tree perché mi piace tantissimo. Sono molto contenta in realtà anche di questa, anche se non l'ho ancora provata perché la utilizzo comunque spesso, soprattutto collo e schiena perché mi fa sempre male. Sono adorante di questo adorante, che termine è, vabbè, coniato ora, di questo profumo, spray per l'ambiente disinfettante, e adoro, adoro alla follia il deodorante, che è veramente super efficace e ve lo consiglio. E per finire, appunto, sono molto contenta anche di avere appunto l'olio essenziale di limone perché mi piace assai, come tutte le profumazioni agrumate mi piacciono. Questo mi mancava, il limone, per cui sono molto contenta. Non appena lo utilizzerò e lo infilerò in qualche ricettina, sicuramente ve ne parlerò. Niente, se avete bisogno di altre informazioni al riguardo, comunque potete scrivermi, cerco di rispondere sempre a tutti, lo sapete, insomma, chi mi scrive lo sa che comunque cerco di rispondere sempre a tutti. E quindi se avete domande, scrivetemi tranquillamente. Se siete delle mie zone, che avete bisogno del contatto della ragazza perché volete parlare direttamente con lei, o siete interessati a qualche prodotto, io glielo domando e non credo che ci siano problemi per lei, quindi posso darvi tranquillamente il suo numero. Io vi saluto e al prossimo video. Un bacione. Muah.